Hello, I'm Maria Billings and would like to invite you to an artistic journey from inspiration via watercolor to an art quilt. In the Museo Baracco is a small four-horse chariot from Cyprus from the beginning of the 5th century BCE. It has three rotating wheels and is brightly colored in red, green and black. Inside the chariot are a mother and son. A cheerful object. Is it a toy pulled by a child? I could easily imagine that. Four-horse chariots were common in antiquity and used whenever speed was important. The mythical beginnings of Rome also include a horse chariot story. Just after Romulus founded Rome in 753 BCE, he supposedly invited the neighboring towns to a festival, which included horse and chariot races. While the Sabine men were watching the spectacle, Romulus and his men carried off their women. Un giocattolo antico. Nello stesso museo è possibile vedere una piccola quadriga cipriota dell'inizio del V secolo a.C. Ha tre ruote girevoli ed è vivacemente dipinta di rosso, verde e nero. La quadriga accoglie madre e figlio. Un oggetto allegro. È un giocattolo guidato da un bambino? Facile da immaginare. Le quadrighe erano comuni nell'antichità ed erano utilizzate quando la velocità era un fattore importante. Le origini mitiche di Roma includono anche una storia con bighe e cavalli. Si dice che Romolo, dopo aver fondato Roma nel 753 a.C., abbia invitato le popolazioni circostanti a partecipare a una celebrazione con corse di cavalli e bighe. E mentre i Sabini si godevano lo spettacolo, Romolo e i suoi uomini rapivano le loro donne. Thanks for watching.